trova? Ingegnere, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti. È un piacere averla qua, perché comunque ogni volta che abbiamo il suo contributo è sempre comunque qualcosa che non è banale, non è scontato. Anche se l'abbiamo sentita domenica a Rise Anatomy, comunque le domande, le curiosità non finiscono mai. Per aiutarmi in questo ci sono ovviamente Matteo Quattrocchi. Ciao Matteo. Ciao Tommaso, è un piacere essere qui e avere la possibilità appunto di parlare con il nostro ingegnere che ci ha fatto un'altra sorpresa e è qui con noi per un'altra splendida puntata e abbiamo tante domande da fargli. Avanti, siamo qua. Esatto, poi c'è Davide Galli, ciao Davide. Ciao Tommaso, è un grande piacere, cuoto tutto quello che ha detto Matteo, quindi non stiamo a ripeterci. Esatto, e poi c'è Giuseppe Cinotti, sperando che insomma quest'oggi i problemi di linea siano inferiori del solito. Ciao Giuseppe. Non dovrebbero esserci problemi, un cordiale saluto a tutti. Molto bene. Problemi che invece nei box della Mercedes ci sono stati domenica, ingegnere, che anche i migliori sbagliano, insomma. No? Un po' così, no? Particolare, un po' sorprendente, no? Per quanto loro ben organizzati siano sempre stati, hanno sbagliato anche qualche strategia durante il campionato, non è a dire che siano stati impeccabili, però quella di domenica insomma è eclatante. Forse hanno diciamo spinto un po' troppo, chiesto un po' troppo la loro organizzazione, perché mi sembra di capire che è già un circuito corto, chiamare un pit stop, addirittura un doppio a poche curve, per non dire a un rettilineo, no, dal box, evidentemente ha messo in crisi un po' il sistema, quindi basta una stupidaggine, basta un'incomprensione che fa sì che delle gomme sbagliate vanno a finire sulla macchina sbagliata. Quindi è incredibile, anche perché sì, forse serviva quel pit stop, non serviva, cioè, forse era un pararsi, magari se qualche un altro dietro lo avesse fatto e si trovavano in difficoltà, quindi magari poteva anche servire, eh? Però ecco, certo che non lo sapremo, magari non sono stati fortunati e nello stesso tempo sono stati, chiamiamoli tra virgolette, disorganizzati. Forse anche lo stesso giro entrambi, dato che il giro è anche così breve, forse si poteva fare in due giri diversi. Peccare un po' di presunzione, no? Diciamo che evidentemente, cioè, qua il fatto è questo, vedete, quando si va in gara, la gara è procedurale, la gara deve essere organizzata, deve essere ben curata nei dettagli in funzione della storia, no? Che di tutte le altre gare precedenti, oppure della storia dell'anno precedente in quel circuito. Quindi è un qualche cosa di ben solido, fisso, determinato. Quando si esce un attimo da questa, diciamo, da queste condizioni al contorno, che c'è qualcosa di nuovo, è chiaro che tutte queste procedure rigide possono fallare, perché vanno bene se, ma se c'è qualcosa di diverso, vedi il circuito, vedi la chiamata, vedi la mancanza di comunicazione o vedi quello che è chiaro che succede quello che non deve succedere. Quindi loro adesso sanno che il prossimo anno 58 secondi e quindi devono diciamo aggiungere un pezzo al software della procedura. Sì, tra l'altro è stato un gran premio in cui Mercedes è stata sotto i riflettori anche dal punto di vista dei piloti, appunto sappiamo della positività di Hamilton e l'arrivo di Russell. Tu Luigi ti aspettavi un debutto così da Russell oppure è stata una sorpresa? No, sono sempre stato dell'idea che chiunque guidasse quella macchina insomma in qualche modo non lo vedevo da quarta fila, insomma, ecco. Quindi poi Russell è uno che va forte, cioè non è un banale, cioè, quindi mi aspettavo una risposta da parte del pilota di quel livello. Ora, quali difficoltà,
Quali sono le difficoltà di adattarsi, da passare da una vettura all'altra? Qual è il problema? Perché alla fine sempre Formula 1 sono, però chiaramente sono macchine diverse. Non c'è problema, vedi, questi sono tutti questi falsi, chiamiamoli miti, no? Quando, cioè, se voi vedete, Verstappen è passato da una Formula 3 a una Formula 1, ha saltato a pie pari la Formula 2. Ora, dice, ma no, aspetta, si deve adattare. Quello è un bel adattamento, perché da una Formula 3 dove ci sono un terzo di cavalli, se non un quarto di cavalli della Formula 1, molta più aerodinamica nella Formula 1, capacità frenante, freni carbonio, insomma, tante cose. Eppure è saltato e è andato, no? Poi si dice, no, ma è meglio che un pilota faccia l'esperienza sulla Formula 2 e via andare, che è quello che hanno fatto fare a Schumacher, amica. Ora, è solamente esperienza nel senso di esperienza di gara, esperienza di magari acquisizione di capacità di settare la macchina, di lavorare sugli assetti, di capire le gomme, ma un pilota, per quello che è, salta da una Formula 3 a una Formula 1 senza nessun problema, cioè dagli 10 giri è già si è fatto un'idea, una giornata è già lì, ok? A parte il collo, dove in qualche modo si deve allenare. Quindi un Russell che viene dalla Williams, che va alla Mercedes, è come aprirgli un regalo, come dargli un regalo a Natale, un regalo a Natale a un bimbo, cioè questo apre, cioè ci gioca subito, cioè non c'è problema, non c'è questa storia dell'adattamento. Un pilota è un pilota, cioè quindi ci impiega un secondo adattarsi, cioè, dopodiché è chiaro, la postazione e tutte queste situazioni fanno sì che debba avere lo stesso comfort che normalmente lui ha, e se non ce l'ha per qualsiasi motivo è chiaro che è in qualche modo penalizzato, però dal punto di vista macchina non è il problema. Ma anche a livello del volante, perché tanto si è detto anche sulla differenza tra il volante della Williams e ovviamente quello Mercedes, trovare la posizione subito dei vari pulsanti, rimuovere gli automatismi che si aveva fino a quel momento, anche questo viene considerato sufficientemente veloce, senza problemi a quei livelli, dato anche il talento di Russell. Senza problemi. Se un pilota è un campione, se un pilota è un giochino, no? Cioè, diamo uno smartphone a un giovane di 20 anni, a un giovane di 15, non so. Quanto ci impiega a capire le app, a vedere, a fare, a configurare? Non ci impiega delle giornate o ci impiega qualche ora? Effettivamente ben poco tempo. Cioè, non è un problema, cioè, veramente il volante sì, ok, ma c'è tutta una logica dietro ai pulsanti e tutto, quindi non è. Tra l'altro in Williams ha lo stesso motore, quindi c'ha, no, per certi aspetti di mappature o di controlli ha la stessa identica diciamo gestione, quindi non è un grosso problema. Quindi diciamo no. Il problema è solamente magari capire certi automatismi di guida, che chiaramente una macchina rispetto all'altra, magari con la Williams una curva alzi leggermente l'acceleratore, invece con la Mercedes lo fa in pieno, diciamo la differenza praticamente è allora, quello. Parliamo di campione, secondo me Russell potrebbe anche diventarlo come campione. Un campione lo metti in macchina, al primo giro può fare già il record, senza mai essere passato lì a fare 10 giri. Cioè, l'istinto, la capacità di capire quanto la macchina va al limite, cioè, te lo fa già al primo giro. Vogliamo dargli due giri? Ma diamogli anche due giri. Un Raikkonen, la prima volta che siamo andati a Singapore, okay, o a Valencia, no? Cioè, ma mettiamo, io mi ricordo di Singapore, tutti, cioè Felipe simulatore, una mezza giornata, una giornata a simulatore, curva 1, c'è cioè una marea di curve a Singapore, no? Kimi zero, cioè proprio lui odiava, penso che l'odi tuttora, il simulatore, no? È andato in pista, ci ha piegato 3 giri prima di essere già al limite a quel circuito, cioè quindi voglio dire, no? Ma se anche mi dai una macchina di 3 secondi o 2 secondi più veloce, ma il pilota trova subito il limite di quella macchina.
perché tanto ma dovreste farla anche voi come esperienza. Se voi andate in un circuito con una macchina veloce, una Ferrari GT, no, una Ferrari, non so, la pista Ferrari 488, la 458, non so, una Ferrari, e andate in pista e fate un giro, due giri, tre giri, a un certo momento ne volete di più. Uno si adatta immediatamente, figuriamoci un pilota, cioè non è un problema quello. Quindi che Russell andasse subito forte, cioè, non avevo sicuramente nessun dubbio. Che andasse più forte di Bottas, magari quello no. Così, ma tanto che rispetto a Bottas? Come? Così tanto forte rispetto a Bottas invece? Se lo aspettava? Ecco, no, diciamo, qualifica subito lì, poi in gara micidiale. Allora, lì capisci anche il pilota, no? Pronti via, parte sporco ed è primo. Poi in gara ce l'ha davanti e lo passa. Quindi, no? Questo, in questo senso, no? Cioè, che fosse così coriaceo, così, diciamo, combattivo e determinato. Quindi, no? Questo magari di fronte a un suo compagno di squadra che in teoria è un po' il leader, no? Della situazione. Quindi stiamo easy, non facciamo chissà che cosa, questo prende, cioè, ne può da fregare di meno. Questo è andato. Quindi, ecco, questo anche al secondo sorpasso. Infatti, io parlo anche di quello, no? Cioè, quindi, ecco, questo no, ti fa capire, no, qual è la pasta, no? Cioè, del ragazzo. E quindi, ma ti lancerei un po' una provocazione. Ma quindi, al giorno d'oggi, con le tecnologie che ci sono oggi, qual è il valore dell'esperienza? E quindi, vedendo come un pilota riesca a crescere così in fretta, ad essere subito lì pronto a battagliare, ha senso davvero al giorno d'oggi strapagare i campioni quando invece si possono magari risparmiare tanti milioni per dei piloti che comunque alla fine le prestazioni possono lottare per vincere? Ma io dico questo, in ogni caso un pilota lo devi pagare perché rischia la vita, ok? Ed è spettacolo. Quindi, ed è uno spettacolo di massa, okay? Quindi è giusto che, essendo l'uomo o la persona il collo di bottiglia di tutto, è anche quello che rischia la sua vita, no? Grosjean lo fa benissimo adesso, no? È giusto che in qualche modo debba prendere e guadagnare bene. Questo io sono assolutamente convinto di questo. Ora, l'esperienza, il pilota di esperienza, è quello che detta soluzioni in macchina verso il muretto o verso gli ingegneri. È quello che ti dice, riesce a capire qual è il difetto o il pregio di una macchina, il difetto o il pregio di una gomma, oppure riesce a capire come gestire le gomme, oppure quello che è mentalmente forte e perché ha molta esperienza e capisce le situazioni, quindi sa quando deve spingere, sa quando non deve spingere, sa quando deve alzare e via, sa che magari potrà fare il sorpasso dopo tre giri piuttosto che rischiare al giro successivo. Ecco, questa è l'esperienza. Ma a livello di guida, cioè, sono tutti i piloti che possono guidare qualsiasi cosa, quelli di Formula 1, non è che hanno bisogno di esperienza per chissà fare che cosa. Quindi un pilota di esperienza è in quel senso. Ora non ci sono neanche più i test e non c'è più neanche uno sviluppo. Quindi le nuove generazioni di piloti non sanno manco di che stiamo parlando e probabilmente anche non hanno mai potuto provare cosa vuol dire cambiare certi parametri sulle macchine, dalle rigidezze a rollio, dalle rigidezze verticali, dalle aerobalance, dal weight distribution, dal car balance, tanti aspetti che fanno parte dell'assetto della vettura, ma non hanno possibilità di vederlo, perché poi comunque ti arriva l'assetto da casa, ovvero dalla simulazione, e te lo spari in macchina e vai, e poi magari fai qualche così fine tuning e arrivederci e grazie. Ecco, da questo punto di vista un neofita è uguale a un grande esperto, perché tanto, cioè, ormai si è andati in quella direzione, quindi non serve neanche tutta questa grande esperienza, serve più che altro la maturità per capire la situazione e per dare informazioni giuste al muretto, ma il resto veramente ormai... Quindi si può un po' dire che la differenza di stipendio che ci sono tra i grandi campioni e magari i rookie
è più magari basata sull'abilità che i primi hanno nello sviluppare, nell'indirizzare la macchina, gli sviluppi, perché essenzialmente forse sta lì, forse la grande differenza tra un rookie e un pilota di esperienza. Sostanzialmente un rookie prende di meno perché è appena arrivato, uno che ha già vinto tanti titoli mondiali va con la scia del passato, quindi i piloti del passato con una certa esperienza a partire da Lauda, no? Quindi andiamo nel vero grande passato, ma piloti che si facevano pagare per poi dopo arrivare a Senna, a Prost, a questi Mansell, a questi piloti qua, Schumacher stesso. Quindi però lì aveva un senso, perché questi, cioè, se io parlo ai miei tempi con Prost o con Schumacher, questi erano totalmente dedicati lì giorno e notte, test e gare, quindi cioè, facevano un mestiere vero e proprio. Adesso non lo fanno più, adesso fanno 21 gare, ok? Quello che è, ma lo fa anche il rookie 21 gare, no? Da quel punto di vista lì. Quindi non c'è più questa giustificazione, diciamo, di stipendio. È un, secondo me, è un qualche cosa che viene dal passato per quello che era un pilota con esperienza nel passato. Poi è chiaro che devi vincere, quindi un pilota che vince lo paghi, ok? Quindi se vai in un team come Mercedes, come Ferrari o come Red Bull, no, i team diciamo con più possibilità di vincere, magari un po' meno la Ferrari adesso, ma insomma, lasciamo perdere, no? E è chiaro che li paghi di più, però ecco, è più una non è una moda, è più un trascinare rispetto al passato. Quindi io mi aspetto che nel giro di qualche anno ci sarà un abbassamento, anche perché un Vettel magari ci fermerà, un Hamilton si fermerà, e quindi ti troverai che i più famosi saranno Ricciardo e saranno Verstappen, cioè i più blasonati. È chiaro che però se vai a vedere gli stipendi di adesso di Verstappen e di Ricciardo, no, sono la metà di quelli degli altri, quindi, no? Quindi stiamo già andando a questa realtà. Io quindi volevo sì vai Giuseppe. No, volevo chiedere diciamo a pelle, dove ti senti di collocare Russell tra i giovani, quindi Verstappen e Leclerc, cioè se magari ha un qualcosa in più, può avere un qualcosa in meno. È vero che abbiamo visto solo una gara ai massimi livelli di Russell, però diciamo che mettere in crisi un po' Hamilton in futuro. Lasciamo perdere Hamilton, che ha vinto 7 mondiali e quindi centinaia di Gran Premi, ma è un altro discorso. Cioè, quindi quello ha maturato cioè ha maturato tante di quelle vittorie che non lo puoi paragonare, ok? È un altro livello. Il Verstappen, Leclerc e un Russell li metto più o meno allo stesso livello, a livello da come si sono comportati o da come ho visto che si sono comportati in gara. La velocità ce l'hanno tutti e tre, cioè non penso che ci sia uno che dia mezzo secondo all'altro, però ecco, un Verstappen in gara è meglio non averlo lì di dietro, così come non è meglio averlo lì davanti se va, no? Lo stesso vale Leclerc, che l'abbiamo visto l'anno scorso, no? Coriaccio, uno che sorpassa e uno che non si tira indietro, prende i suoi rischi, ma così come li ha presi Verstappen. Russell ha dimostrato la stessa cosa a questo Gran Premio, quindi poi uno ne ha fatti, quindi aspettiamo un attimo, però e non ha neanche vinto, ma non per colpa sua, poveretto, ma quando c'era da sorpassare, ha sorpassato, quindi quando poi ha messo le russe rispetto dopo l'errore, l'ennesimo, o chiamiamolo errore, la foratura, la presunta foratura, che ne so io, quello che è, comunque è tornato dentro ai box e ha messo lo steros, non è che si è messo lì tranquillino e via, mai finita la gara, si è cominciato a sorpassare per arrivare lo stesso verso Bottas. Quindi diciamo che la caratteristica c'è tutta, no, di questo pilota rispetto paragonabile a quegli altri due, a Leclerc e Verstappen, probabilmente anche paragonabile a quella di Lando Norris, non so, cioè, ma magari ci sono anche questi qua, no? Cioè, quindi a Ricciardo lo stesso, cioè, secondo me sono tutti piloti di quel livello lì, belli da vedere e di mettere in competizione. Per fortuna che abbiamo questi piloti qua adesso. Quindi chiudendo poi il tema Russell, tu hai vissuto dal vivo, da vicino l'era Schumacher, in cui c'era, diciamo, la squadra era ben delineata con un numero uno e un numero due.
con un numero 1 e un numero 2. Esatto. Siamo fermati. Immagino che volesse dire, ma è una mia interpretazione, è un mondo facile perché comunque c'è un numero 1, un numero 2, e quindi non so se era questo mi sei interrotto mentre parlavo. No, dicevo, tu hai vissuto appunto un'era in cui c'era un numero 1 e un numero 2. Ad oggi, se vorresti avere capacità decisionali in Mercedes, porteresti Russell per dare fastidio a Hamilton, oppure terresti questa squadra, quindi squadra che vince non si cambia? Ma che? Ma no. Due numeri uno e via andare, poi gestiscono. Ma certo, qual è il numero uno? Numero uno e numero due, Michael, no? Ai tempi di Michael. È perché Michael era numero, non è che la Ferrari prendeva uno perché dovesse andare più piano di Schumacher. Chiaro. Lo sapeva già che andava più piano di Schumacher perché Schumacher era il numero uno. Ma... cioè, ha ammazzato tutti i suoi compagni di squadra, Michael, così come Prost, non quando c'era Senna, così come Senna, non quando c'era Prost, o Prost quando c'era Lauda, cioè stiamo parlando di numeri uno, che se li metti insieme uno può andare più forte di quell'altro, ma di fronte a Michael non c'è mai stato uno che potesse andare più veloce di Michael, quindi il numero uno e il numero due non era una cosa voluta, no, era una cosa che veniva naturale perché sì. Michael era imbattibile. Quindi forse Mercedes dovrebbe, magari vista la prova di Russell, magari pagare lo stipendio di Bottas il prossimo anno e provare a far debuttare Russell per poi magari prepararlo in vista della rivoluzione tecnica. Sarebbe una saggia mossa l'anno prossimo. Guarda, io non posso entrare nelle politiche di una grande società come la Mercedes, ma io parlo da sportivo e parlo da uno che gli piace vedere e andare forte e vincere. Io non ci penso neanche due secondi. È inutile che mi sia a dire, sai, la politica è questa, quell'altra, i contratti in Formula 1 hanno il valore che hanno. Cioè, io dopo, cioè, per quello che ho detto un po' a risanatomi, successe due cose. La prima ha dimostrato che è la macchina che è superiore, ok? Quindi un po' come i vecchi costruttori, Ferrari, Williams, che volevano far vedere che era la macchina, no? Non tanto il pilota. Questo l'ha dimostrato. Secondo, è un autogol perché comunque hai messo uno che è andato più forte in quel Gran Premio, quindi una statistica, dell'altro tuo compagno di squadra. Quindi, da quel punto non puoi... cioè, se Abu Dhabi, per caso, non lo so chi ci sarà, ma se Abu Dhabi ci sarà ancora Russell e questo dovesse andare ancora più forte o perlomeno combattere con Bottas, beh, insomma, voglio dire, cosa fai? Quest'anno tieni Bottas, ma non esiste. Cioè, e quindi secondo te potrebbe davvero prendere questa scelta, Mercedes, oppure alla fine terrà comunque Bottas? Opinione così, cioè, a pelle. Io a pelle, cioè, facciamo l'ipotesi, questo è dato così forte qua, va forte anche da Abu Dhabi, non voglio dire che vince, però si dimostra all'altezza, se non superiore a Bottas, e che fa movimenti in Williams? No, dopo. Certo. E lei di coraggio, poi bisogna dirgli no, adesso devi voglio dire sì, perché la politica, sì, perché la strategia Mercedes è questa, ma di che stiamo a parlare? No? Esatto. Comunque in una situazione dove sicura, cioè, a mio avviso ci sarà Hamilton quest'altro anno, non penso che Hamilton vada via, cioè se c'è la possibilità di vincere l'ottavo titolo, quello lo vince, cioè, non penso che non voglia vincere l'ottavo titolo, ci sarebbe, cioè, è strano. Sì. Sapendo che poi questo va via, che fai? Non lo tieni lì? E se lo tieni lì, magari lo gestisci e magari gli dice, senti, facciamogli vincere sto ottavo titolo, stiamo tranquilli, stiamo calmini, che nel 2022 ci sei tu. No, quindi lo metterei dentro senza neanche pensarci. Poi ci pensa Emilio. Smarcando l'argomento, insomma... l'argomento Russell, bisogna un attimo trattare la nota dolente della gara, ovvero delle due gare, ovvero la performance della Ferrari, che stranamente, diversamente da quanto tutti quanti noi ci aspettassimo, è andata meglio nel circuito, tra virgolette, ovale, che nel circuito che viene utilizzato da tanti anni. Che spiegazione si può dare, lei, conoscendo ovviamente il divario motoristico che ha la Ferrari rispetto agli altri? Cioè, meglio cosa intendi? Perché il quarto posto in qualifica?
Anche sì. Anche forse in gara mi pare Vettel fosse un po' più in forma rispetto tanto che a livello meglio, tanto meglio non l'ho visto, cioè, però avrei detto forse per il quarto posto in qualifica, però capisci che magari lì è stato il pilota che ha fatto un po' di differenza, no? Quindi è chiaro che deve essere sostenuto dalla macchina, questo senza dubbio, però se io vado a fare una media tra Vettel e Leclerc non è che stiamo messi chissà che cosa, no? Poi secondo me ci sono stati anche atteggiamenti diversi a livello di setup, scelta di configurazione di carico, no? Quindi magari c'è chi ha scaricato, c'è chi ha caricato, c'è chi ha pensato alla gara, c'è chi ha pensato alla qualifica, quindi c'è una... Poi c'è il circuito completamente nuovo dove magari un pilota può fare, un pilota come Leclerc può fare la differenza, no? Quindi specialmente con una macchina scarica dove il sovrasterzo, una macchina instabile non mi dà tanto fastidio, anzi, e quindi magari ci sta tutto questo, però poi allora non possiamo dire nulla perché è andato via il primo giro, dovevamo vedere poi effettivamente la gara che poteva fare. Se io guardo la gara di Vettel, è cominciato a essere superato piano piano da tutti gli altri, quindi siamo di nuovo tornati a dove eravamo, quindi cioè, non possiamo dire niente se non qualifica grande Leclerc, gara non una grande Ferrari. Sì, assolutamente. Tra su Leclerc, quel contatto al via, no, che è stato con Perez, come lo giudici? Come lo giudichi te? Mi hai preceduto, Davide. Sono giusto per fare. È chiaro che ci ha provato, ma non posso aspettarmi altro da un pilota. Lui lo sa benissimo che deve guadagnare posti lì, perché altrimenti non li guadagna più. Poi cercherà di mantenerli in qualche modo. Quindi la partenza per lui era, o il primo giro era quello, diciamo, più importante per lui. E ci ha provato, ha sbagliato. Che cosa vuoi dire? Ha sbagliato, ma nel tentativo di andare fuori. Non ha fatto una cosa, a dire, da kamikaze, no? A chissà che cosa. Ci ha provato, è arrivato lungo, ha bloccato, ciao, arrivederci, grazie. Io poi, personalmente... Non ha danneggiato nessuno, a parte Verstappen, ma... Verstappen si è danneggiato da solo, poi. Cioè, esatto, qui volevo arrivare. Qui volevo arrivare. Lì ha sbagliato pure Verstappen. Quello che è stato favorito è stato Perez. Alla fine ha vinto. Doveva fare come ha fatto Vettel nello scorso Gran Premio, che si è fermato. Si è fermato quando si è visto Lance ribaltare davanti e poi si è fatto sfilare da tutti, ma poi è rientrato. Invece Verstappen ha voluto continuare, ha fatto il giro largo, però poi alla fine gira largo, poi è arrivata la ghiaia. Esatto, cioè, quindi lì insomma, lì ha sbagliato lui, non si può niente. È chiaro che ha dovuto fare una cosa perché non poteva fare altrimenti, però alla fine cioè, non è stato colpito. Perez è stato colpito, però ha vinto la gara, quindi una botta di fortuna. Cioè, vogliamo, no? Certo, sì. Qualche modo, cioè, e tra l'altro, bellezza di questo circuito, il primo, cioè l'ultimo è diventato primo, grazie anche agli errori della Mercedes, però questo è quello che si è dimostrato. In un altro circuito normale non sarebbe capitato. Quindi anche i 3 posti di penalizzazione che gli daranno ad Abu Dhabi, non è una stupidaggine fuori dal mondo, cioè proprio non esiste, no? Cioè, ma anche considerando com'è recentemente l'approccio dei commissari, come hanno giudicato dal 2019 ad oggi gli incidenti, sono rimasto molto stupito della penalità, l'ho trovata eccessivamente severa. Infatti voglio sapere la tua opinione, però appunto mi pare che siamo d'accordo. Ma qualsiasi giudizio che dà questa commissione per me è assurda, cioè, ma deve fare uno, cioè, un incidente come quello di Senna e Prost a Suzuka nel 1990, ok, che quello è deliberato, buttarlo fuori, allora ci sta, perché lo vedi, cioè, tira dritto, cioè, quindi cioè, non si sapeva che poteva fare una cosa di questo genere. Ma questi incidenti qui di gara non hanno senso, cioè, qualsiasi giudizio, cioè, no, under investigation, meglio quando vedo under investigation, ma io investigherei quelli lì che investigare, no? Cioè, su questa domanda siamo molto d'accordo. A poco senso. Oltretutto lui si era autopenalizzato perché quell'incidente l'ha portato a, quindi per me era chiuso il cerchio lì. Ma fosse passato primo,
cioè per qualsiasi motivo ne butta fuori 2-3 e poi passa primo, ci sta, no? In qualche modo. Allora aspetta un attimo, gli diamo 10 secondi, un pit stop, no? Un drive-thru, cioè, qualcosa. Esatto. Un drive-thru e via, ma così, Io volevo chiedere una cosa in merito alla prestazione tecnica, no, della Ferrari. Cioè, io mi chiedo, tu da ingegnere, no, dove andresti? È vero che è difficile da fuori sapere tante cose, però dove andresti a lavorare, a recuperare, ecco, quel gap che separa adesso Ferrari dalla Mercedes in ottica 2021? Cioè, dove andresti a mettere materialmente le mani? È vero che è difficile da fuori sapere, però dove andresti in quale area, insomma, andresti a lavorare, sì, per lo più? Non è che scopriamo l'aria calda, Giuseppe, cioè, voglio dire, o l'acqua calda, quello che vuoi. Le macchine del Formula 1 sono fatte, tiriamo via le gomme, tiriamo via il pilota, ok? Sono fatte da due aspetti. Il primo, più importante, è l'aerodinamica, il secondo è il motore, ok? Che sono quelle che io chiamo forze esterne. È chiaro che il motore è una forza interna, l'aerodinamica è una forza interna, ma sono le forze esterne, cioè quelle che permettono di andare forte una macchina, in questo senso. Che è diverso l'assetto, che invece è un equilibrio di forza interna, perché si va a equilibrare come si distribuiscono sulle quattro ruote le forze. Ora, sono quelle le due aree. Se tu vuoi lavorare sul motore per migliorarlo, in un anno guadagni 10-20 cavalli. 30 proprio, se ti dice proprio chissà cosa hai trovato, che ti dà prestazione senza dubbio, che ti permette anche di caricare senza dubbio, però è un lavoro lungo e quello che serve e deve essere continuativo, gran premio dopo gran premio, è il lavoro sulla aerodinamica. Quindi lì dove devi lavorare, perché lì basta un'invenzione, un pezzo di carbonio, basta un pezzo di carbonio che permette di tirar giù un decimo, due, così, pronti e via. Quindi devi lavorare lì, ma dovevi già lavorare da febbraio, poi o da marzo, da quando sono stati i test a Barcellona. C'è stato il Covid, c'è stato il lockdown, ok, ma porca miseria, ma a settembre dovrei ben arrivare con un pacchetto, diciamo, rivoluzionario, visto che si è partiti poi, e questo lockdown è stato chiuso a fine maggio. Quindi no, non dico sul motore, ma almeno sull'aerodinamica, almeno su qualche cosa. Lavora un po' sugli assetti, lavora un po' su YouTube, in modo tale da portare, siamo a dicembre, cioè da giugno a dicembre, è una vita di Formula 1, non è che stiamo a fare chissà che cosa, cioè è un'eternità, quindi io mi sarei già aspettato questo. E quello che deve fare quest'altro anno è presentarsi certamente con un motore migliore, perlomeno qualche cavallo in più non fa mai male, e poi con molta efficienza in più. Molta efficienza. Allora cominciamo a fare qualcosa di interessante. Poi che tu vada a vincere è un altro discorso, però almeno sei lì che combatti con gli ultimi, ma a metà gruppo. Sì, ti chiederemo l'ultima cosa, poi andiamo in chiusura. Ti chiederei, questo ritardo che ha Ferrari e che si sta trascinando, forse a livello anche di telaio aerodinamica da un po', potrà un po' inficiare anche la nuova regolamentazione tecnica, quindi l'auto del 2022, oppure proprio nuovo capitolo, si gira pagina, si parte da zero e via? Quindi non potrà esserci un capitolo. È sempre un carry over, è chiaramente un cambio di regolamento, quindi devi cambiare, però è un carry over. È sempre un carriolo, cioè non è che tu quello che hai fatto fino a quel momento, aspetta, buttiamo tutto via e arrivederci, grazie. No, cioè, è sempre un qualche cosa che ti porti appresso. È chiaro che ci saranno i cerchi da 18, quindi non puoi mantenere le stesse sospensioni dei cerchi da 13, no, perché non, altrimenti avresti un banchetto, non avresti un go-kart, no? Quindi devi chiaramente cambiare. Però sulla base di quello che avevi prima, quindi alla fine a terra tu dovrai avere quelle rigidezze per mantenere quelle altezze, perché tu vuoi mantenere quelle altezze. Quindi vuol dire che se la mia ruota, cioè cerco da 18, mi dà una rigidezza verticale nettamente superiore rispetto al cerco da 13, è chiaro che io nell'ambito delle sospensioni devo ammorbidire. Di quanto? Proprio perché voglio mantenere la stessa rigidezza a terra, che sono due molle, no, messe insieme,
diciamo, il pneumatico e la sospensione che sono in serie, e quindi di lavorare in questo, no? E quindi quello che avevi prima lo devi mantenere. L'aerodinamica cambierà, certo che cambia, però tutto quello che tu hai visto o provato prima ti può essere utile, ok? Quindi poi la galleria del vento servirà ancora tanto, quindi sei riuscito a fare una macchina 2 secondi più veloce, no, voglio dire 1 secondo più veloce con la dinamica vecchia, magari sai anche come fare per farla più veloce con la dinamica nuova. Sei riuscito a fare una macchina 1 secondo o 2 secondi più lenta con una aerodinamica vecchia, cioè nel 2019-2020, magari chi mi dice a me che con l'aerodinamica 2022 tu mi fai la macchina 1 secondo o 2 secondi più veloce? Cioè, dove sta scritto? Cioè, cos'è un atto di fede? Quindi, no? Dice sempre che l'effort e la prestazione è sempre dietro a un grande effort, a un grande lavoro. Però il lavoro non è che te lo fai in 2 mesi e via. No, cioè un anno, cioè è tutto insieme. E quello che ha fatto un buon lavoro per un'aerodinamica, una configurazione aerodinamica precedente, probabilmente ti può fare un buon lavoro perché ha le idee chiare su un'aerodinamica nuova. Quello che non te l'ha fatto, non perché si cambia l'aerodinamica, è naturale e di conseguenza o ci aspetta che lo possa fare. Poi siamo tutti tifosi della Ferrari, io per primo, e spero che nel 2022 facciamo un missile che dia 2 secondi a tutti. Beh, allora a quel punto, arrivederci, grazie, ne beneficio io alla stragrande con il mio lavoro che faccio e ne beneficiamo tutti noi tifosi per vedere la rossa là davanti. Però ecco, no, non c'è questo automatismo. Ho capito, comunque questa è stata l'ultima domanda che abbiamo fatto all'ingegnere, ma forse la più importante, perché io per esempio credevo che ci sarebbe stato un totale insomma cancellamento di tutto, invece l'ingegnere ci ha detto che non è così. Come ha detto Davide, siamo in chiusura, quindi ringrazio Davide. Tommaso, un altro esempio, tu cosa fai? Studi, lavori, hai studiato, sei andato all'università, hai fatto qualche cosa? Faccio l'università. Sei ingegnere? Fai un'università, perfetto. Quindi tu hai un tuo modo, un tuo metodo di studio, vero? Sì. Perfetto. Che è un metodo di studio che ti porta con delle materie A, con delle materie B o delle materie C, che sono diverse tra di loro, no? Non è detto che siano esattamente le stesse cose. Se il mio metodo di studio funziona con A, probabilmente mi funziona pure con B, o perlomeno parto da lì, perché studiando in questa maniera, organizzandomi in questa maniera e facendo le cose in questa maniera, ho visto che con A funziona, probabilmente magari funziona anche con B, ok? E quindi io parto da quel concetto. Ora ammettiamo invece un metodo sbagliato. Bene? E quindi l'hai provato con A ed è sbagliato. Ora c'è B. Ah, però è tutta un'altra cosa. Non c'è scritto che io con un mio metodo magari con B vado meglio, anche perché è tutto diverso, no? Cioè è questo che voglio dire, no? Devo sempre partire da una situazione dove l'ho fatto bene, lo prendo e lo riapplico, poi vediamo, perché quel fatto bene ha dentro di sé tanti concetti che non è che vengono cancellati perché cambiamo il regolamento. No, la galleria è quella, la galleria del vento è quello, l'impostazione della galleria del vento è quello, i risultati della galleria del vento sono quelli, la correlazione sono quelli, e si tratta che a questo punto c'è un modellino diverso. Ma la mia metodologia è quella. E se è buona, ma vedrai che riesco ad andare bene qua, anche con una configurazione aerodinamica totalmente diversa. Ho capito. Quindi io ringrazio Matteo. È stato un piacere essere qua, soprattutto anche per tutti gli spunti interessanti che, come sempre, il nostro ingegner Mazzola ci ha riservato anche per questo secondo incontro che ci ha permesso di fare. Esatto, ringrazio Davide. Grazie a voi, ragazzi. Un caro saluto. Buona serata a tutti. Ci salutiamo. Buona serata. Andiamo, arrivederci. Buona serata. Arrivederci. Buona serata.